Ci troviamo a Milano presso l'ospedale Sacco, dove è in corso il secondo Hot Topics, un convegno internazionale incentrato sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, le cosiddette IBD. In questa occasione parliamo della correlazione tra infiammazione e sviluppo di tumore con il professor Danese dell'Istituto Clinico Humanitas. Professor Danese, qual è il rapporto tra infiammazione e cancro nell'IBD? È ben noto che l'infiammazione cronica in qualsiasi distretto porta allo sviluppo di tumori. Questo è presente in tutti i distretti corporei e particolarmente a livello dell'intestino. E avere una malattia con infiammazione cronica per oltre 8-10 anni è sicuramente il primo fattore di rischio e questo aumenta soprattutto se è presente attività istologica di infiammazione. Nell'IBD si calcola che man mano che il tempo aumenta questo si associa positivamente alla potenziale comparsa di tumore. In che modo l'infiammazione porta allo sviluppo del tumore? Ci sono moltissime molecole che sono state descritte che riguardano complessi sistemi cellulari, come per esempio le cellule epiteliali, le citochine infiammatorie, la presenza di molecole di segnale e la presenza di molecole del sistema non immune. Per esempio, è stato ben dimostrato, almeno su animali da esperimento, che il tumor necrosis factor, che è una di quelle citochine chiave che utilizziamo anche in clinica con dei farmaci che lo bloccano, è in grado di neutralizzare, almeno su animali di laboratorio, la comparsa di tumore. Così come per esempio un nuovo riscontro è dato dalla presenza di un'alterata permeabilità intestinale per la mancanza di alcune molecole di giunzioni. Questo è un vero breakthrough nel nostro campo perché se mancano le molecole di giunzione, l'epitelio è più leaky. Quindi è più permeabile all'ingresso di batteri, questo porta a più microinfiammazione e questo promuove il tumore. Ci sono già studi sull'uomo? Al momento sono presenti soltanto dei dati su ricerca di base, mentre gli studi sull'uomo saranno il prossimo step. Per ora comunque le aspettative, almeno sugli animali in laboratorio, sono estremamente promettenti proprio perché i risultati sono formidabili, però ovviamente il sistema è molto speciale perché è un sistema molto limitato ad alcune mutazioni genetiche che sono state osservate, mentre il tumore, si sa, è molto complesso dal punto di vista di geni coinvolti e di sistemi coinvolti nell'uomo.